Ciao Rock Up, siamo al FIM, Fiera Internazionale della Musica a Genova, finalmente questa volta a Genova. Siamo col mio amico Ato Senrile, giornalista musicale, che ringrazio per quel bel pezzo che ha fatto su di me. Devo dire la verità, ha fatto un pezzo veramente eccezionale. Chi vuole andarsela a vedere se lo va a vedere su Rock Up. Due parole sul film. Carlo, mi sembra di essere una star, mi presento. Sei una star. Oh, sì. Sei una star. Beh, il film è il secondo anno di vita, il secondo anno in cui io partecipo anche attivamente, perché tu sai che il mio ruolo può essere solo quello, quindi presenterò sul palco del prog. E per me è sempre una grossa soddisfazione, perché mi sembra di dare un piccolo contributo alla musica, visto che non posso darlo con gli strumenti, che sono un po' scarso, anche se ci provo. Beh, sempre. Ognuno il suo, no? Ognuno il suo, hai ragione. Mi sembra che ci siano i presupposti per un buon successo, se non altro non abbiamo il maltempo contro, certo, abbiamo, abbiamo un giorno in più a disposizione, per cui mi auguro che la gente risponda, perché insomma, se no non potrebbe non esserci una terza occasione. Qualcosa da dire sulla città, speriamo che risponda a questo investimento, chiaramente a questa impresa che Verdiano e il suo gruppo ha voluto fare. Speriamo che Genova non si comporti, tra virgolette, come dico io sempre, da Genova. Ma guarda, io come tu sai sono di Savona, non sono genovese, ma vivo molto qua, specialmente per il versante musica. E mi spiazzi con questa domanda, perché vedo delle risposte che sono completamente diverse a spettacoli simili. A volte il pubblico risponde tantissimo, altre volte latitante, nonostante magari ne siano presenti musicisti del luogo. E quindi c'è soltanto da sperare che tutta la pubblicità e tutta quello che ci abbiamo messo assieme possa far portare un po' di gente, perché insomma Verdiano potrebbe anche rompersi le scatole a un certo punto. Vogliamo ricordare la rivista, la tua rivista, che è lettissima e seguitissima? Matt 2020, www.matt2020.com, tutto gratuito, tutto scaricabile, tutto musica di ogni genere, quindi siamo alla ricerca di nuovi sostenitori, soltanto morali, perché non abbiamo mai chiesto soldi. Benissimo, grazie ad Atos, alla prossima, ciao! E girando per questi stand tutti musicali ci siamo imbattuti curiosamente in che cosa? In moto strane. Certo che musica, rock e moto sono sempre andate molto d'accordo, però sono moto un po' particolari. Siamo con Christian, Plan B Motorcycles. E di dove siete voi? Di Varese, sul Lago Maggiore. E cosa fate con queste moto? Mi diceva il mio amico Aldo che sì, facciamo moto su misura, quindi esemplari unici su specifiche per il cliente, e diciamo che sono dei remix di moto esistenti, perché così rimaniamo in tema musicale. Si parte da una vecchia moto, principalmente si tiene buono il motore, si sceglie il motore più adatto e lì si costruisce intorno alla moto su misura, come un vestito di sartoria, ecco. Allora fammi capire, prendi una moto distrutta, tieni il motore, anche il telaio, o il telaio butti? Dipende, magari parte del telaio, magari si rifà tutto da capo, dipende che cosa si vuole fare. Allora praticamente facciamo un discorso, un salto di 60 anni, facciamo un po' come facevano i famosi Hells Angels del nostro amico Sonny Burger, che montavano le moto, le Harley, un pezzo di qua, un pezzo di là, cioè sì, le facevano così. Tanti pezzi sono fatti a mano, altri vengono da altri modelli di moto. Quello che facciamo è utilizzare sospensioni e componenti comunque moderni. La moto sembra vecchia, ma in realtà ha delle caratteristiche al pari delle moto stradali più moderne, più costose. Ascolta, una battuta a livello tecnico, perché sicuramente chissà quanti clienti, chissà quanti patiti tu avrai tra la tua clientela. È un problema poi immatricolare queste moto o non ci sono problemi? No, non ci sono problemi, ma è un problema, nel senso che si fa, ovviamente è il solito problema all'italiana, noi abbiamo delle limitazioni, però... Strano, purtroppo, però queste moto sono omologate come esemplare unico per girare su strada, quindi senza problemi. Perciò uno che viene da te con un'idea, nel senso che voi praticamente recuperate queste moto in giro, diciamo, trovatelle...
Poi uno viene... Magari viene una persona con la moto direttamente. La moto. Sì, non ci sono problemi. Non facciamo discriminazione né sulla base né sulla provenienza della moto. Posso trovarla io, può trovarla il proprietario, non ci sono problemi. Si decide la linea da prendere. Infatti queste tre moto sono molto diverse tra loro. Questa è più puntata sull'estetica, ecco. Questa più sulle prestazioni. E questo è proprio uno stile diverso, un'impostazione di guida diverso che riprende gli anni 70. Assomiglia vagamente a una Bull Taco di qualche anno fa. Sì, stile flat track, quindi... Ascolta, dove ti possono trovare chi volesse fare un discorso moto personalizzato? Dove ti può trovare? C'è il sito internet, Facebook, planbmotorcycles.com, c'è la mail, ci sono i contatti, comunque io sto sul lago. Che bello. Sì, non si fa anche un bagno. Ma infatti, poi ci sono un sacco di belle strade a curve. Ascolta, in ultima battuta, sicuramente una moto del genere avrà un costo particolarmente elevato. Dipende dai livelli che si vogliono fare, però sì, non rimane quasi più niente. Sì. Quindi, costa. Costa abbastanza, sì. Ciao, grazie. Grazie a voi, ciao. Girando mi imbatto nella mia amica Paola. Bellissima ragazza. Grazie, molto gentile. No, è la verità. Tra l'altro tu hai un'agenzia di modelle. Esattamente, qua a Genova. Qua a Genova, possiamo ricordare dove? Allora, Borzoli, si chiama Map Foto. È appunto un'agenzia dove facciamo book, servizi fotografici con modelle, modelli e anche bambini. Anche modelli? Modelli, certo. Qualcuno che ha superato i 50 hai bisogno? No, siamo troppo vecchi. Non si sa mai, dai. No, è una battuta, tanto per ridere. Esatto. E quindi facciamo appunto servizi fotografici, eventi, fiere, un po' di tutto. Mi dicevi che tu domenica, se non ho capito male, sei a Sanremo per domenica cosa? Domenica siamo a Sanremo per le selezioni di semifinali di Miss Mondo Liguria. Però? Sì. E tu organizzi tutto? Organizziamo, facciamo foto, noi facciamo foto, abbiamo tre nostre modelle che sono arrivate appunto in semifinale e vediamo se riusciamo a farle andare avanti, dai. Allora facciamo il tifo per, come si chiamano queste modelle? T'ho beccato. Non si dice. Non si dice. Vabbè, facciamo finta che queste tre modelle qua, tutte... Sappiamo già chi sono, si chiamano Pina, Santa Maria e Nina. Speriamo che siano fortunate e che crepi il lupo e che portino sul nome di Genova e della Liguria. Esattamente. Grazie Paola, ciao. Cioè, la musica rock è anche questa, la Fiera Internazionale della Musica di Genova. Siamo all'ente fiera, becchiamo due vestiti un po' strani, cioè più che vestiti, svestiti un po' strani. C'è anche un po' d'arietta, tutto sommato. Tu ti chiami? Mattia. E tu? Giada. Allora, partiamo da Mattia, come mai? Come mai, che cosa? No, cioè, secondo te, dimmi tu, no, sei molto rock, tra l'altro sei un bellissimo ragazzo. Grazie mille, ti ringrazio, wow, questa è una bella esperienza, anche per la città di Genova, comunque è una cosa importante questa. Però, perché la pubblicizzi in costume da bagno? Perché giustamente siamo un'agenzia comunque che fa spettacolo, che fa moda, diciamo, e quindi dobbiamo essere vestiti così. Svestiti così. Svestiti. Tu invece? Cool mind anch'io. Però scusami, pazienza, ora non è per parteggiare da parte sua. Lui è in costume, tu c'hai il giubbottino, non sta bene. Eh certo, ma perché ho freddo? Ho freddo, però scusa, se il lavoro è lavoro, se si deve fare si fa bene. Ma magari più tardi. No, facciamo una cosa. Allora, c'è la telecamera lì di Rock Up. In diretta togliamoci il giubbottino. No, va dai, bene. Questo te lo... no, bisogna togliere il giubbottino, è vero o no? Assolutamente. Sì. Oh. Tra l'altro è un bel vedere anche per i nostri telespettatori maschietti e per le nostre telespettatrici femminucce. 30 secondi, magari me lo rimetto. Allora, ricordiamo i nomi. Giada. Mattia. Dai, diciamo di che agenzia siete. Agenzia Cool Made. Per Rock Up da Carlo Barbero. Giada. Mattia. Alla prossima, ciao, rivestiti che mani manti, prendi una bronchite. Grazie ragazzi, grazie a te. Siamo al FIMFE, al festival, alla Fiera Internazionale della Musica. Comincio a perdere qualche colpo perché sono un po' stanchino. Siamo con la nostra amica Adelina De Ruma. Sì, Adelina Borruto, è professore della Sapienza. De Ruma, che ha inventato insieme ad altri, penso, o solo forse, tu? Forse da sola. Forse da sola. Progettato, ideato, perché sono il direttore del corso di alta formazione materiali negli strumenti musicali. Ti sei inventato praticamente di sana pianta
un pianoforte che praticamente non pesa niente. Un pianoforte leggerissimo perché sostituisce la piastra di ghisa con una piastra in fibra di carbonio, e questa innovazione viene per la prima volta dal 1825, quando fu inventata la piastra di ghisa, perché era necessario avere un materiale che avesse una forte resistenza meccanica. Questo materiale innovativo che serve per gli elicotteri, le barche, e gli ingranaggi e tutto il resto, le macchine, le scocche, questo materiale è altamente resistenziale, leggerissimo perché ha una densità molto inferiore alla ghisa, e ha un suono, e contribuisce al suono rendendolo più dolce, più fluente. Tra l'altro mi dicevi prima che anche si può spostare facilmente senza dover far troppa fatica. Certo, aver eliminato 180 kg e sostituiti con 30, questo pianoforte può essere sostituito da un uomo, quindi, cioè alzato da un uomo, però questo è un inizio, perché poi alla fine si dice: ma perché questo pianoforte deve essere così pesante? Anche la struttura si può alleggerire. Ricordiamo una cosa, Adelina, dove ti possono trovare? Chi fosse interessato all'acquisto di questo pianoforte? Allora, questo pianoforte è un pianoforte della ditta Quinz, che ringrazio perché ci ha messo a disposizione a noi universitari che non abbiamo mai soldi. E... problema tipico del nostro paese. Appunto, è un pianoforte Steinbach. La piastra l'ha realizzata la ditta Bercella Carbon Fiber di Parma. Progetto è mio e il brevetto universitario. Allora Adelina, la prossima cosa che ti inventerai che cos'è? Una macchina che pesa 3 kg e va ad aria? Io ho già inventato una protesi d'anca, dimmici niente, di carbonio, e ho un brevetto USA e un europeo. Allora facciamo tanti complimenti alla nostra amica Adelina, sperando che inventi sempre delle cose per far sì che la vita della gente migliori. Ok. Grazie.